Continuano a salire i contagi a Palena, il centro della provincia di Chieti, con poco più di 1.000 abitanti, dove sono 42 casi di Covid. Il sindaco Claudio De Miglio si è azionato immediatamente, precisa che la popolazione ha avuto un comportamento esemplare. Ora si è in attesa della cabina di regia e di una ipotetica decisione di inserire il paese in zona rossa. De Miglio comunica che ci sono 13 nuovi positivi venuti fuori dai 260 tamponi molecolari effettuati dalla ASL lunedì scorso, circa 60 le persone in quarantena. Quello che mi rincuora in questa situazione così drammatica è il fatto che fortunatamente quasi tutti i positivi stanno, cioè, discretamente bene, proprio non al massimo, però non abbiamo, diciamo, delle emergenze sanitarie tali da farci preoccupare più di tanto. Ecco. Almeno questo, ma il focolaio è vero che è partito da una scuola? Più che altro quello che è emerso purtroppo è che dalla scuola, tant'è vero che noi abbiamo messo anche delle ordinanze, io personalmente ho messo delle ordinanze di sospensione dell'attività, tant'è vero i ragazzi delle elementari e medie sono in DAD. Quello che piuttosto mi dispiace non poco è che tutto questo ha coinvolto anche dei comuni vicini. Abbiamo l'istituto comprensivo con la primaria, l'elementare qui a Palena in questo momento perché stiamo ricostruendo una scuola nuova. E abbiamo le scuole medie a Lettopalena, quindi abbiamo dei casi a Lettopalena e dei casi a Taranta, insomma, ecco, questa è la situazione ad oggi. Si paventa che Palena possa andare in zona rossa, visto che oggi c'è la cabina di regia della regione. Sì, siamo consapevoli di questo, però siamo anche consapevoli che la ASL finora con il dottor Torsi come settore epidemiologico e abbiamo lavorato in sinergia, abbiamo fatto dei test rapidissimi, sia quelli veloci che abbiamo fatti qui al comune, ne abbiamo fatti oltre 430, successivamente nella stessa giornata ne abbiamo fatto 40 molecolari, dopo 2 giorni abbiamo ripetuto 270 molecolari, cioè abbiamo monitorato al massimo tutto quello che si potesse monitorare. Aspettiamo le decisioni, diciamo, del Comitato Tecnico Scientifico dell'ASL e della Regione Abruzzo, anche se onestamente vedo un comportamento veramente eccezionale da parte dei miei cittadini. Tant'è vero che ieri mattina in giunta alle 10, previo l'assenso di tutto il mio Consiglio Comunale, abbiamo deciso di dare un piccolo appoggio economico a queste famiglie colpite dal Covid, le quali potranno fare un po' di spesa, comprare le medicine, chiamare direttamente gli esercenti e di questo ce ne faremo carico noi fino logicamente a un certo importo.